Rimaniamo sempre verso Oriente, abbiamo Cristiano Pozzi da Tokyo e Marino D'Antonio da Pechino. Cristiano Pozzi che fa lo chef, chi meglio di lui? Buongiorno Pozzi. Buongiorno chef. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Senta, noi qua stiamo parlando di Italian Sounding e il Giappone è naturalmente uno dei posti dove la cucina italiana è molto amata. Quanto c'è il cibo italiano, ma quanto c'è anche il cibo che sembra italiano ma di fatto non lo è? Diciamo che i prodotti scatolati, ecco, forse sono quelli un po' più, diciamo, taroccati o copiati. Sì, forse anche perché è più facile, no? Immagino che negli scaffali della grande distribuzione sia facile trovare sughi pronti, piatti pronti, che richiamano molto l'Italia, ma poi di fatto appunto magari non vengono da qua. Sì, anche perché comunque in Giappone il Made in Italy è ben apprezzato, è molto facile, diciamo, anche ingannare con una semplice bandierina italiana sul prodotto che poi magari non ha mai visto neanche l'ombra dell'Italia. Ma senta, per il palato giapponese, al di là del fatto che siano confezionati o meno anche sul fresco, sul freschissimo, quali sono i sapori che di più piacciono appunto ai giapponesi e che quindi poi magari spingono altre aziende a duplicarli? Piace molto il fatto della pasta italiana, comunque pasta con sugo, pomodoro e tutto. Ecco, vengono un po', diciamo, anche sui prodotti che si trovano, magari sono un po' più zuccherate le salse, sono un po' più dolci, addirittura ci sono alcune salse che con l'aggiunta di ketchup, che è molto, molto, è una cucina molto classica qui in Giappone, apprezzata fra l'altro. Il punto della qualità, diciamo, della pasta, anche lì va un po', insomma, vagamente si trovano prodotti italiani, prodotti non, però ecco. Eccoci, proprio lì volevo arrivare, Pozzi. Mm. Che tipi di pasta ci sono? I formati proprio, nel senso che ce ne sono alcuni che qua non ci sono, crediamo, no? Lo spaghetto classico, diciamo, le paste corte, adesso ormai c'è di tutto e di più, forse anche fin troppo, marche che conosco, marche grosse, commerciali oppure di nicchia. Molto buone, costose, eppure poi si va a finire, diciamo, su spaghetti o paste comunque corte, formati strani, colori diversi, chi più ne ha più ne metta, che sono magari prodotti fatti locali o che arrivano dall'estero. Ecco, ma senta, in tanti anni di cucina in Giappone, lei si sarà posto il problema dell'approvvigionamento anche, cioè di come fare ad avere i prodotti italiani che siano davvero italiani, che sappiano davvero i prodotti italiani. Come si fa? Perché è un paese molto distante, naturalmente, e poi ci sono dazi, ci sono questioni commerciali. Come fa? Diciamo, si può trovare di tutto. Prodotti, diciamo, costosi, di nicchia, e prodotti magari un po' più commerciali. Trovarli non è un problema perché, come ho detto, la reperibilità è abbastanza buona. Il fatto è, ecco, sulla qualità, perché prodotti che arrivando dall'Italia poi comunque hanno dei dazi, hanno delle tasse, conoscendo i prezzi che si trovano in Italia e poi acquistandoli qui in Giappone, ecco, c'è un po' da mettersi le mani nei capelli perché i prezzi sono esageratamente alle stelle. In Giappone vanno matti per la bagna cauda, i clienti vanno matti per la bagna cauda. E visto che la bagna cauda è un confezionato, un inscatolato, quali sono gli altri sughi? Non so, il pesto, non so, c'è qualche sugo? So che tipo nel mercato UK il pesto va per la maggiore. Da voi c'è qualche sugo pronto che va per la maggiore? Allora, pasta al pomodoro è quella che va di più. Ecco, diciamo che l'arrabbiata, comunque pasta piccante, oppure comunque la matriciana, poi adesso ho trovato, sinceramente vendono anche la carbonara. Pesto, sì, forse è un po' più difficile da utilizzare qui, anche perché comunque il colore e il sapore non è proprio il massimo. Però ecco, sulle paste, i condimenti con il pomodoro sono quelli un po' più facili da trovare, un po' più commercializzate. Faccio una domanda strettamente legata anche alla formazione. Ci sono delle scuole che possono insegnare ai giovani ragazzi che ne hanno voglia proprio a cucinare
o entrare più nella nostra cultura culinaria italiana? Sì, ci sono delle scuole improntate proprio diciamo, per la cucina italiana. So che ci sono parecchi ragazzi che fanno degli stage in Italia, stanno 2 o 3 anni e proprio imparano veramente bene, anche perché una volta che ritornano poi in Giappone, sanno veramente cucinare italiano e mantenere un gusto nostro, che poi diciamo, con il passare degli anni, logicamente il mercato, la clientela giapponese, uno si adegua anche un po' diciamo, alla clientela che ha. Perché logicamente fare un prodotto italiano sì è buono, però uno deve anche poi avere il suo incasso e richiamare la clientela aggiungendo, modificando delle ricette. Io le volevo chiedere quanto a Tokyo, più in generale in Giappone anche, siano diffusi, visto che voi chef siete un po' gli ambasciatori del gusto italiano, insomma dell'autentico gusto italiano, quanto siano diffusi i ristoranti italiani e quanto riescano a raccontare ai propri clienti la cultura da cui provengono. Beh, i ristoranti italiani ce ne sono parecchi, soprattutto nelle grosse città come Tokyo, Kyoto, Osaka. Usano parecchi prodotti made in Italy, dalle acque agli oli, ai pomodori, ai formaggi. Roba che comunque si trova benissimo. Grazie, Arrivederci Pozzi, grazie di Pozzi. tutto. Grazie. Grazie di nuovo, un piacere mio, grazie. Grazie. Lasciamo Tokyo per andare a Pechino perché vedo in collegamento un altro chef, Marino D'Antonio. Buongiorno. Buongiorno D'Antonio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, dove si trova? Che vediamo che dietro la vita ferve. Ah, sono qui in cucina al nostro ristorante Giada Garden, qui a Pechino. Insomma, la troviamo sul campo. Sì. Senta, al Giada Garden, che cucina fate per capire il rapporto tra le grandi culture gastronomiche cinese e italiana? Noi proponiamo una cucina tradizionale italiana con dei piatti che sono ormai nella tradizione culinaria internazionale, che sono abbastanza percepiti in maniera positiva dai nostri clienti. Le posso Sono, chiedere insomma. quali sono? Che sono curiosa. I più Sì, fortunati, proprio i c'è. best-seller, i best-seller. Ah, i best seller sono per esempio, nelle paste, abbiamo una selezione di 5 paste, la più venduta sono le linguine con l'astice e la bottarga. Invece, gli antipasti, il più venduto adesso è in stagione, l'abbiamo appena messo, abbiamo anche lì 5 antipasti, non abbiamo tanti. Facciamo un culatelli lo abbiniamo a un melone giapponese, perché è il più buono che si trova qua in Asia, no? E quindi usiamo quello. No, ma poi ci piace tantissimo questo fatto di avere un'eccellenza assoluta e un grande prodotto giapponese, no? Quindi stanno bene assieme. Senta, in questa puntata noi parliamo di prodotti confezionati, di sughi, di scatole, di pasti pronti. Quanto sono diffusi in Cina questi prodotti? Dunque, sono molto diffusi i prodotti confezionati, come salse, appunto, prodotti congelati come pizza, alcuni tipi di formaggi. Ce ne sono molti che purtroppo hanno un suono italiano, ma non sono proprio italiani per niente. Devo dire che negli ultimi 10 anni è salito un po', fortunatamente, il livello dei prodotti veramente buoni, made in Italy, che si trovano anche qua in Cina. Però allo stesso tempo ho notato che è salito anche il numero delle imitazioni, che è sempre più incredibile cosa propongono Ma si veramente. ricorda qualche nome in particolare? Perché noi in questo viaggio in giro per il mondo ci siamo imbattuti nella zottarella, per E esempio, negli uno tra i tanti. spagheroni anche, negli spagheroni. Di tutto e di più. Beh, ma qui adesso è una cosa che è già sentita da tempo, io non l'avevo mai visto qua, ma sfortunatamente è arrivato anche a Pechino il cambozola, insomma, che è una cosa veramente disgustosa. Ci Sono arrivati mancava. un po' in ritardo, era una cosa che c'era già in giro qualche anno fa negli Stati Uniti o comunque nel Nord Europa, ma è arrivato anche qua.
Purtroppo questo è un grande dispiacere. Ahimè. Ma nel vostro ristorante voi riuscite ad approvvigionarvi di ingredienti freschi? Fortunatamente c'è una catena di distributori e importatori molto seria che negli anni cresce, si conferma molto valida, e riusciamo ad avere perlomeno quei prodotti che fanno un po' la cucina italiana, le paste, i cereali. Adesso da poco, da settimana scorsa, potremo importare anche il riso italiano. Giusto, è appena stato stabilito, vero? Sì, settimana scorsa c'è stato, pochi giorni fa. Questa è una grande notizia. Poi gli oli d'oliva, ce ne sono una bella selezione, oli extravergini, siciliani, liguri, fagiaschi, toscani, quindi c'è sì. Si sta abbastanza bene con quello. I formaggi, diciamo che la catena del freddo è un po' più difficile da gestire e quindi bisogna pazientare ancora un po', perché arrivano magari ogni 10 giorni o non proprio, non sono reperibili sempre come dovrebbe essere. In ultima battuta, il piatto italiano più richiesto? Qui sono ancora le linguine all'astice, ne vendo tantissime. Direi non male, insomma. Sì, quindi, sì. E su questo io la ringrazio, anche perché mi ha fatto venire fame, chef. Quindi mamma questo mia. È un problema adesso. Sì, sì. Grazie D'Antonio, ci ha fatto, anche per averci fatto venire fame. Sì, grazie. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. Buon lavoro, arrivederci. Buona serata, buon lavoro, grazie. Salve. Cristiana, questo so che è un momento che ti piace, è il momento della rubrica Made in Italy. Le foto che troviamo sul web di Italian Sounding, vuoi vederla? Vediamo. Te tocca. È venuta voglia di una pizza pop. Chissà cosa ne penserebbe lo chef. Allora, secondo me è meglio non chiedere, andare subito dalla nostra ospite che vedo già in collegamento, perché c'è Simona Riccio e subito l'innovazione del riccio, giusto Simona? Sì, ciao Cristiana, ciao Luca, ciao. Ciao grazie. Simona, buongiorno. Simona, buongiorno. Tu sei LinkedIn Top Voice Agri-Food Organic Specialist e noi siamo pronti ad ascoltarti. Bene, allora anche oggi parliamo di innovazione, state parlando di piatti pronti e quindi cerchiamo di alzare un attimo i livelli, iniziamo a parlare di una tecnologia che si chiama blockchain. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma ho preso qualche appunto perché è talmente importante questa tecnica che ho chiesto al nostro esperto, il dottor William Nonnis, Full Stack and Blockchain Development del Ministero della Difesa. Allora, approfondiamo bene cos'è la blockchain, che è fondamentale, ragazzi, per questa cosa. Allora, viene definita la nuova internet, cioè è un registro, come se fosse una cassaforte, distribuito delle transazioni liberamente accessibili e basato sul consenso che avviene tra i partecipanti alla rete stessa con l'utilizzo intensivo della crittografia e della firma digitale. Non esiste quindi più una logica di centralizzazione, ma una forma distribuita ed orizzontale delle informazioni. È una tecnologia che conferisce totale fiducia e trasparenza ai soggetti e alle operazioni coinvolte, quindi quello che è da una parte la produzione e dalla parte il consumatore. Quindi non vi è manipolazione. E questo è possibile se si attua appunto la tecnica blockchain, che è chiaramente una forma di garanzia e tutela delle nostre eccellenze italiane. Quindi c'è un discorso di immutabilità, quindi una volta che c'è una transizione ed è iscritta, non si può più né modificare e né cancellare. Quindi mettiamo tutte le nostre informazioni e tutti i nostri ingredienti dentro questa cassaforte, si chiude e quello è. Quindi la mancanza di formazione e informazioni anche nei giovani è fondamentale. Spesso abbiamo giovani che non sanno che cos'è la blockchain, a differenza di giovani di altri paesi come la nostra Francia vicino, mentre è fondamentale perché i nostri giovani sono i nostri ambassador del futuro, perché sono quelli che attraverso l'applicazione di questa blockchain tuteleranno i nostri prodotti in Italia e nel mondo. Beh, molto interessante. Cosa abbiamo trovato? Dacci l'innovazione del riccio a questo punto. Bene, allora, io ho pensato di portarvi un esempio di un'azienda siciliana, è una delle prime, veramente parliamo di pionieri, che si occupa di ortofrutta.
Questa azienda si chiama Ortonatura Melanzì ed è da settembre pioniera con questo progetto di blockchain ed è ideato da Road to Quality, cioè su una varietà di melanzana che è esattamente la tonda e nera. Ci sono moltissime varietà, quindi bisogna imparare anche le tipologie. La blockchain quindi è una sorta, come ho detto, di registro dove anche loro memorizzano tutti questi dati, non solo sul computer, ma su più macchine collegate tra loro via internet. Quindi nello specifico il loro collegamento avviene attraverso questa applicazione dedicata che permette di interfacciarsi con la catena, non fatto di blocchi di dati che memorizzano le transazioni. Per essere quindi consolidato, finisco, all'interno di un blocco, ogni dato e successivamente ogni blocco della catena viene sottoposto ad un processo di validazione. Molto interessante, Simona, grazie. Grazie mille, grazie. La melanzana digitalmente certificata, controllata in tutto. Vedi bellissimo. Quante cose si scoprono. Ne impariamo tante, grazie. Ci vediamo alla prossima innovazione, Simona, grazie. Alla prossima innovazione. Grazie a voi, ciao. Luca, ci colleghiamo subito con Marsiglia, dove vedo Antonella Donadio, segretario della Camera di Commercio italiana. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao a tutti. Potrebbe dirmi le condizioni sine qua non per sfondare nel mercato agroalimentare in Francia? Le sei condizioni sine qua non per sfondare nel mercato agroalimentare francese sono sicuramente in primis avere una buona conoscenza del mercato e delle regole che sono alla base dei diversi canali di distribuzione. In secondo luogo la qualità ed il prezzo. L'innovazione è anch'essa molto importante perché i francesi apprezzano i prodotti innovativi in cui vengono per esempio proposte nuove combinazioni di ingredienti che avvicinano i gusti dei francesi alla cucina italiana. Il packaging e l'etichettatura non sono da trascurare, packaging innovativo, ecosostenibile, etichette che rispettino la normativa francese. La logistica, le parole chiave sono la flessibilità e la reattività, con puntualità negli ordini e coerenza nelle forniture. Ed infine lo sforzo promozionale, garantire un'adeguata promozione dei prodotti attraverso per esempio eventi commerciali, corner dedicati ed animazioni. Ora le chiederei di fare un focus, cioè mi piacerebbe parlare del trend dei prodotti confectionery, proprio nello specifico che è il tema della puntata, sempre nel paese dove si trova, in Francia. Volendo fare un focus sull'andamento degli acquisti di prodotti confezionati italiani in Francia, lo scorso anno sono in positivo i flussi delle preparazioni di ortaggi e legumi, per esempio le salse, le conserve, le marmellate, che sono balzate di un circa più 2,8%, e dinamiche anche per esempio le vendite dei sughi e delle zuppe che vengono contenute nel comparto delle preparazioni alimentari. Le chiedo anche qual è la differenza rispetto agli anni precedenti, quando la pandemia non c'era. Durante la crisi legata alla pandemia, il settore agroalimentare italiano ha mantenuto tassi stabili e positivi. Si è registrato un aumento di circa il 3,1% di acquisti di prodotti agroalimentari italiani in Francia, in controtendenza con la quasi totalità degli altri comparti del Made in Italy. A livello di prodotti ha registrato un incremento il settore delle preparazioni a base di cereali, per esempio i prodotti della panetteria, della pasticceria, le paste alimentari, dinamiche anche le vendite di latte derivati, per esempio formaggi freschi, latticini, tra cui la mozzarella, per cui l'Italia è il primo fornitore della Francia. Dinamiche anche per esempio le vendite di ortaggi e legumi, di olio d'oliva, di cereali, per cui l'Italia è il primo fornitore della Francia, in particolar modo di riso, mentre in controtendenza con l'andamento positivo della maggior parte dei segmenti del comparto agroalimentare italiano si distinguono le importazioni di bevande e le importazioni di carni e insaccati. La ringraziamo per essere stata con noi, le auguriamo un buon lavoro e una buona giornata. Grazie, Donadio. Cristiana, adesso c'è una delle mie rubriche preferite. Italy versus Italy. Ah, bene. Italy, il primo però è scritto bene, il secondo è scritto minuscolo, senza Y. Di fatto vuol dire un piatto italiano vero e uno fake da assaggiare, che è la cosa che piace a me. Lo so, ho già preparato il vassoio, guarda. Cosa deliziosa che va sicuramente di moda da qualche parte
nel mondo, adesso non so dirti dove di preciso. Uno sicuramente in Italia, l'altro chi lo sa. E diciamo che sembra bello, però sembra invitante. Dai, assaggia. Sembra invitante. Guarda, poi il pane, grande prodotto italiano. Sai cosa faccio? Faccio il tocio, la scarpetta, la chiamiamo la prova del pane. Mi piace. Lanciamo il social. Va bene, quanta emozione. Va bene, va bene. Hashtag la prova del pane. Un successo. Vado, vai. Provo. Spezzo il pane. Allora, assaggio questo. Una cosa rossa liquida. Com'è? Assaggio l'altro. Ok. Sperando che il secondo colpo... Scusa, i rumori. Prego, prego. Ok. Allora, questo so cos'è. Questo è ragù. E qual è quello made in Italy? Ed è no, questo è ragù ed è sicuramente made in Italy, è buonissimo. Questo ha pippiato per ore. Questo, francamente, e non so, non pervenuto. Il dialogo tra un ragù e un non so. Se questo vorrebbe essere ragù, non c'è riuscito. Va bene, dai, uno c'era però. Quindi la prova del pane vince il ragù, quello vero, perché il cibo italiano va toccato, pucciato, mangiato, sentito, goduto. Sono d'accordo con te. Bravo. Grazie, grazie, questo me lo tengo. Aspetta un attimo, vuoi ancora un po' di pane? Sì, va. Vai. Balla per. Sei affamato oggi? Beh, buonissimo. È una certa. Mi fa piacere, l'ho fatto io. Mi hai fatto pippiare. Molto. Adesso è arrivato il momento di presentare un ospite d'eccezione, perché è un piacere e un onore avere con noi il nuovo segretario generale dell'Associazione delle 81 Camere di Commercio Italiane all'estero e Union Camere, Domenico Mauriello. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Mauriello. Buongiorno, salve a tutti. Il tema dell'Italian Sounding è, ahimè, una spina del fianco del nostro export. Da stime che ormai potrei dire consolidate già da tempo, ci risulta che circa 100 miliardi è quello che le nostre imprese perdono sui mercati internazionali fra Italian Sounding e contraffazione nel mondo dell'agroalimentare. E se pensiamo che soprattutto in questo periodo di pandemia l'agroalimentare è stato, insieme al farmaceutico ovviamente, l'unico altro settore della nostra economia che è riuscito a tenere sui mercati internazionali, beh, potete ben immaginare quanto ancora di più oggi questo sia per noi un vincolo all'espansione sull'estero. Non è certamente l'unico, ci sono altri due elementi che in questo settore frenano l'espansione delle nostre piccole e piccolissime imprese e che la pandemia ha reso ancora più evidenti. Il primo ovviamente è la limitata presenza delle nostre piccole e piccolissime imprese dell'agroalimentare sulle piattaforme globali di e-commerce, dove i dati ancora prima della pandemia, la vigilia della pandemia, davano soltanto un 3% del fatturato business to consumer dell'agroalimentare che veicolato all'estero attraverso i canali digitali. Dunque un'inezia rispetto alle grosse potenzialità di questo settore. E l'altro purtroppo è il fatto che molte delle nostre del nostro settore è composto da imprese di piccole e piccolissime dimensioni che ovviamente non hanno gli strumenti, non hanno l'organizzazione, non hanno il supporto giusto per poter andare sui mercati internazionali. E su questo appunto si innestano le camere di commercio. Le camere di commercio in Italia come soggetto in grado di fare scouting nei territori appunto di queste potenziali esportatrici, ma anche di quelle tantissime aziende dell'agroalimentare che magari soltanto in maniera occasionale ed episodica si rivolgono ai mercati internazionali. Sull'estero invece, ed è questo proprio uno dei compiti di True Italian Taste, è quello di accompagnarle e aiutarle a posizionarsi in maniera corretta in ciascun mercato estero. Cercando, ed è questo poi l'obiettivo specifico
di True Italian Taste, ci arrivo immediatamente, è quello di diffondere la conoscenza e un corretto utilizzo anche del prodotto agroalimentare italiano, facendo conoscere non soltanto attraverso un'attività di promozione, ma vorrei dire proprio uno storytelling nuovo, il legame che può esserci anche magari con l'esperienza turistica che molti stranieri magari fanno nel nostro territorio e vogliono in qualche modo rivivere una volta rientrati a casa. Ma è anche importante un altro elemento. Molto spesso i consumatori all'estero, soprattutto in alcuni paesi, ma sto parlando anche dell'area NAFTA, del Nord America, non hanno la possibilità di accedere facilmente ai nostri prodotti. Cioè non esistono, e purtroppo questo è una pecca del nostro sistema paese, non esistono dei canali diretti di presenza del nostro agroalimentare sulle tavole del mondo. Non esistono le grandi catene della GDO brandizzate Italia, come esistono per la Francia, come esistono per la Germania. E di conseguenza il consumatore, anche quando ci si fanno tante campagne per poterlo informare in maniera adeguata anche sulle caratteristiche nutrizionali, organolettiche del prodotto agroalimentare vero, originale, italiano, ebbene poi va al supermercato e trova il parmesan, per intenderci. E questo è l'altro elemento che vogliamo cercare di superare, considerando che poi molto spesso questi prodotti finto italiani finiscono per gettare anche un cono d'ombra sul nostro vero Made in Italy, perché poi all'estero si posizionano in maniera scorretta, appunto, anche su fasce di mercato più basse rispetto al prodotto italiano, dunque con un prezzo più vantaggioso per il consumatore finale, e su questo creando anche un danno di immagine anche non differente dalle nostre produzioni originali. All'inizio ha parlato di comunicazione, di sensibilizzazione e poi di distribuzione. C'è anche un tema normativo, cioè nei rapporti con i paesi bisogna affrontare anche gli accordi, le regole che regolano appunto. Esatto. C'è anche tanta chiarezza da fare appunto sulle convenzioni internazionali, ma anche purtroppo sulle politiche dei dazi scellerati che ahimè ci hanno penalizzato e ci continuano a penalizzare su alcuni mercati. Cioè crede che per essere ancora più efficaci il cibo italiano abbia bisogno di un nuovo storytelling, cioè di un nuovo modo di raccontarsi con nuovi valori, riagganciando il legame col paese d'origine? Beh, posso dire che gli elementi per questo storytelling ci sono tutti. Il successo del nostro programma True Italian Taste lo dimostra. Abbiamo coinvolto oltre 14.000 influencer da quando siamo partiti. Dunque la possibilità, i contenuti da raccontare ci sono, bisogna però trovare la strada giusta, come dicevo, per arrivare al consumatore finale, che molto spesso per noi è scontato, ma anche in mercati avanzati, come quelli, appunto facevo riferimento all'area NAFTA, non sempre c'è questa consapevolezza piena del valore del Made in Italy e del valore dell'agroalimentare italiano. Mauriello, noi la ringraziamo infinitamente per questa chiacchierata, molto molto interessante. Grazie davvero, poi stare bene, cucina italiana è il nostro segreto, insomma. Buon lavoro! E allora andiamo ad Amsterdam, dove ci colleghiamo subito con Michele Piazzalunga, chef che lavora o ha un ristorante? Inizio subito con la prima domanda, buongiorno. Innanzitutto io lavoro come dipendente per l'Hilton di Amsterdam, si trova nel centro città e il nostro ristorante è soprattutto conosciuto per la pura cucina italiana, quindi sia tutti i prodotti che anche le ricette sono esclusivamente come quelle della tradizione. E infatti ci riconosciamo proprio per quello. Fantastico, fantastico. Questo ci onora da italiani. Infatti la prima cosa che le voglio chiedere è perché avete scelto di proporre cucina italiana? Immagino perché sia molto amata da Amsterdam, sia dai residenti, sia dagli ospiti che arrivano da tutte le parti del mondo, visto che è in un grande albergo.
Questo ha una radice molto più lontana, perché il general manager è italiano e vive da parecchi anni, da tantissimi anni qui ad Amsterdam, e ha cercato di far conoscere innanzitutto lui all'inizio con la cucina italiana, e poi si è un po' evoluta, ma è sempre rimasta la tradizione italiana, perché appunto i cittadini adorano questa cucina. Se si gira per la città si trova il nome Italia un po' utilizzato in qualsiasi modo, però noi siamo sempre rimasti e comunque cerchiamo sempre di seguire la tradizione con gli stessi prodotti. Infatti i nostri prodotti arrivano quasi tutti dall'Italia. Ecco, questo è il tema proprio della nostra trasmissione, cioè qual è il confine tra italiano vero e Italian sounding, no? Lei ha fatto gli esempi di entrambe le cose in maniera molto chiara. Immagino che per fare cucina italiana vera sia una questione di prodotto, sia una questione, lei dice, il vostro general manager è italiano, anche di saper fare, no? Non solo di prodotto, ma anche di know-how. Bravissimo, non mi veniva la parola. Sì, perfetto. Guarda, siamo in due apposta. Quando si parla di cucina italiana penso sia soprattutto il prodotto, perché il prodotto e il know-how degli italiani nell'agroalimentare è assolutamente riconoscibile ovunque. Mi chiedevo per curiosità se sono prodotti, i piatti che proponete sono tipici proprio italiani oppure hanno un incontro con quelli che potrebbero essere degli alimenti tipici del posto? Noi abbiamo la cucina del nostro ristorante Roberto's ed è esclusivamente italiana, sia nei prodotti che nelle preparazioni, che anche nel servizio. Abbiamo il nostro servizio di sala che è quasi completamente italiano. Quindi anche il fatto di poter spiegare ai nostri clienti, tramite appunto il nostro team, la conoscenza di ogni prodotto fa anche la differenza. E da Roberto's, visto che avete il personale italiano, avete occasione con i clienti di raccontare l'Italia? È il nostro punto di forza poter raccontare una penna norma piuttosto che un carpaccio, diciamo qualcosa di semplice. Poter raccontare la storia che è alle spalle questi piatti e non doverci inventare qualsiasi altra cosa. Noi abbiamo anche la capacità e gli strumenti per poterlo fare, mentre con un piatto inventato c'è soltanto fantasia anche nelle parole. Michele, grazie per averci fatto venire fame. Le chiedo un'ultimissima curiosità. Il piatto che vendete di più? Penso siano le penne alla norma. Mi ha fatto venire fame. Ci ha fatto venire fame. Michele, grazie per essere stato con noi. Ti auguriamo un buon proseguimento e buon lavoro. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. E anche questa settimana siamo arrivati in chiusura, caro Luca. Lo sai cosa ti aspetta, vero? Ho paura di quello che mi aspetta. Ma no, non fare così. Ti ho preparato un piatto italiano famosissimo e richiestissimo nel mondo. Guarda qui. E voilà! Spaghetti scotti inzuppati nel ketchup, però li ho appena scaldati nel microonde, solo per te. Ah, beh, certo, certo. Ti ringrazio tantissimo. Sei richiestissimo nel mondo, può mangiarselo al mondo, io... declino, sei veramente, guarda, sei generoso. Però sei incredibile, non ti va mai bene niente, scusa. Ringrazio tutti, grazie mille, come se avessi accettato, guarda, lo metto qua, distanza di sicurezza. Ci vediamo la prossima volta. Noi vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo in camera. Vero, Luca? Ci vediamo in camera.